chiama Christian, ha 21 anni, è brasiliano di San Paolo come Senna e come lui ha iniziato la scalata alla Formula 1 gareggiando in kart. Ma a differenza di Ayrton proviene da una famiglia con le corse nel sangue, una famiglia che si chiama Fittipaldi. Si divide tra il Brasile e l'Europa, terra d'origine dei genitori con ascendenze italiane, svizzere e russe. Vive a Lugano con la sorella e una cugina, è simpatico e cordiale, ha un buon uso di mondo e non disdegna le allegre compagnie. Mi piace fare un po' di tutto, mi piace andare alla sera, ballare, qualche volta andare, uscire alla sera con dei amici solo per ridere un po', per fare dei stronzata. E anche mi piace fare molto sport, il jet ski, il sci d'acqua molto, il sci di neve, però non dice questo a Minardi che poi lui... No, non diciamo. La unica cosa che non mi piace molto di sport è il calcio. In Europa, come in pista, è seguito passo passo da Vanessa, che da buona brasiliana è la sua gelosissima fidanzata. Mi piace un po' di più conquistare, perché è più o meno come vincere una gara, perché te lavora, lavora, lavora e poi arriva un punto che c'è il risultato positivo, allora ti dà molta fiducia dentro. Ti consideri un bello? No, mi considero uno normale come tutte le altre. Io solo cerco di fare il mio lavoro della migliore maniera possibile e quando sono finito in pista con la mia macchina cerco di uscire molto molto presto per sempre ritornare a casa o albergo. È molto legato ai genitori, soprattutto alla mamma, la quale, rassegnata da tempo al fascino che le corse esercitano sugli uomini di casa, appena può segue il figlio in pista. La più brava della mia famiglia è la mia mamma, perché parla 7 lingue e quella lì conosce molto. Io ho imparato molto, moltissimo con la mia mamma. Posso dire che 80% della mia vita fuori dalla pista io ho imparato con la mia mamma e 80% della mia vita dentro della pista con mio padre. Una spremuta di maracujá. Cos'è il maracujá? Maracujá è una frutta tipica brasiliana. Mi sembra che in Italia è quella... In Inghilterra è quella passion fruit. The passion fruit, ovvero il frutto della passione, che in casa Fittipaldi è sinonimo di corse. Dal padre Wilson e dallo zio Emerson, Christian ha ereditato l'amore per la velocità. Risalgono infatti alla metà degli anni 70, quando aveva poco più di 2 anni, i suoi primi contatti con il mondo dell'automobilismo. Del padre Christian fai attenzione e usa sempre la testa come pilota, per lui io lo dico. Come pilota io per Christian lo dico, tiene sempre il piede al fondo. Affronta l'impegno della gara con grande concentrazione e questa la dote che Giancarlo Minardi, il suo team manager, apprezza di più. Dopo aver vinto la scorsa stagione il campionato di Formula 3000, ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra romagnola per 3 anni. Io ho firmato anche perché in un certo modo avevo un po' di obbligazione di andare in Formula 1 perché io ho vinto il campionato di Formula 3000. Allora per me era un po' di rischio continuare un altro anno in Formula 3000, perché se io facevo la scelta della macchina sbagliata o motore sbagliato e poi facevo un anno non tan buono come di anno scorso, era molto duro per me. Allora io ho andato in Formula 1 e quando ho firmato il contratto con Giancarlo io era 85-90% sicuro, adesso posso dire che sono 110%.